Allora, vediamo tanti colori e tanti modelli molto femminili per questa prossima autunno-inverno. Sì, questo autunno-inverno era partito un blu e nero ed era solo blu e nero. Pian piano si è evoluto nei colori. Devo dire che nonostante sappiamo che il trend è molto scuro, io avevo proprio bisogno di energia e il colore è quello che mi aiuta di più. Tacco alto o tacco basso? Io sempre assolutamente tacco medio. Però è inevitabile che ci siano delle esigenze di mercato che ti fanno esplodere la collezione sia sul tacco basso che quello alto. Quindi, nonostante il mio core business sia tacco medio, rimarrà tacco medio, ho sviluppato la collezione in tutte le altezze. Se ci fosse un modello star della collezione, quale sarebbe? Il modello star della collezione non l'ho ancora pensato, ma sicuramente potrebbe essere la foglia. Era una foglia che avevo raccolto in giardino e ho cercato di riprodurre con la pelle e secondo me è la scarpa capolavoro della collezione. Diciamo, poi può piacere o meno a chi deve vendere, però per me è stato l'incipit. A livello di materiali, cosa ritroviamo prevalentemente? Camoscio, 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 camoscio. Camoscio che a volte non era apprezzato in alcuni mercati, mentre adesso vedo che intanto le colorazioni sono molto varie e belle e assumono queste sfumature che il camoscio aiuta a dare. E viene apprezzato anche per la sera, quindi anche se ho degli accessori abbastanza preziosi, il camoscio sdrammatizza un po' e viene apprezzato anche per la sera.